Amici telespettatori, buonasera. Vale il solito adagio: non è venerdì se non c'è Polifemo. Siamo a Leporano, nella splendida cornice del Castello Muscettola, e siamo qui per parlarvi della 19ª rassegna estiva leporanese, denominata Restate a Leporano, tante iniziative. Questa sera vi mostreremo alcune di queste iniziative, ma partiamo ovviamente dalla conferenza stampa di presentazione, che illustra appunto tutti i momenti che ci accompagneranno fino alla metà di settembre. Poi avremo un momento musicale, quello del Te Deum, e ancora altri momenti, quello pittorico con la scuola napoletana in Puglia, il momento della degustazione dei vini. Beh, tanti momenti per tenervi, come dire, incollati al teleschermo e per farvi apprezzare il forte sforzo dell'amministrazione comunale di Leporano, che offre tutta questa serie di iniziative alla comunità leporanese e non solo. Avvocato Angelo D'Abramo, sindaco di Leporano, restate a Leporano, tutta una serie di eventi che riguarderanno, che coinvolgeranno non solo Leporano, non solo il comune di Taranto e i comuni limitrofi, ma hanno un respiro di tale portata che, considerando i precedenti, certamente hanno una dimensione ultraprovinciale. È tradizione ormai a Leporano allietare chiaramente le serate estive con una serie di eventi. Questo è il secondo anno di questa amministrazione. Chiaramente abbiamo profuso il massimo impegno, più dell'anno precedente. Ci apprestiamo a una stagione estiva ricca di appuntamenti a 360 gradi, perché si va dallo sport ai servizi sociali, ma soprattutto alla cultura e allo spettacolo. E in tal senso chiaramente siamo stati attenti questa volta non solo a fare un discorso di quantità, ma soprattutto ad emergere chiaramente sotto l'aspetto qualitativo della proposta e dell'offerta da dare al pubblico. Ecco, è importante il coinvolgimento della base, di tante realtà anche associative. Questo crea certamente un connubio tra l'amministrazione comunale e i cittadini, tra l'amministrazione e gli amministrati. Beh, chiaramente parliamo di associazioni validissime sul nostro territorio, ma anche associazioni esterne, che sono importanti per portare avanti chiaramente il nostro programma amministrativo relativamente a queste manifestazioni. Se non ci fossero, chiaramente dovremmo crearle, perché da soli non si va da nessuna parte avanti, anche se comunque noi abbiamo degli amministratori in gamba che giornalmente lavorano, profondono i massimi impegni, però chiaramente c'è bisogno anche delle associazioni che vanno valorizzate e sono importanti per il nostro territorio. Restate a Leporano, ovvero il cartellone degli eventi estivi. Leporano ormai è protagonista assoluta d'estate, e non solo. Ne parliamo con la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco del comune di Leporano. Un appello a far sì che veramente Leporano diventi il centro della nostra estate. Leporano è, diciamo, in questo periodo è la punta di diamante della provincia ionica. Io invito tutti a rimanere qui a Leporano, restate a Leporano da sabato fino al 10 di settembre. Vi aspettiamo tutte le sere. Tanti eventi per tutti i gusti. Sì, eventi, diciamo, culturali, ma non solo, enogastronomia, di spettacolo, di aggregazione. Abbiamo delle chicche veramente formidabili. Il 10 abbiamo la manifestazione di musica tra i vicoli, che è un percorso enogastronomico. Vivi il Medioevo, c'è il percorso, il corteo storico, ma anche abbiamo tanta bella musica, jazz, teatro. Tutto per chi vuole venire a Leporano a trascorrere le proprie vacanze. Una rassegna che non è solo quantità, ma anche e soprattutto qualità. E di qualità, quest'anno abbiamo anche inserito per il bicentenario della morte di Paisiello due appuntamenti. Giorno sabato abbiamo il Te Deum con il maestro Lippolis.
Dopo la serata ci sarà anche una degustazione di vini a cura dell'associazione Pro Loco, ma anche la Grande Piantata, tutto diciamo organizzato anche dalla Vigni e Vini di Varvaglione. E allora, diciamolo insieme, restate a Leporano! Gianmarco Fanelli, consigliere comunale di Leporano, delegato allo sport. Beh, in questa rassegna estiva, in questo restate a Leporano, c'è grande spazio per lo sport. Parliamo di questi eventi. Tante le manifestazioni sportive quest'anno organizzate, oltre al classico torneo ormai dei Rioni, organizzato in memoria del nostro patrono Sant'Emidio, che ogni anno ha sempre tante molte sorprese, che non è il classico, ma ogni anno si rinnova sempre. Abbiamo voluto portare alla luce, abbiamo voluto riportare alla luce manifestazioni ormai andate nel dimenticatoio, come ad esempio i giochi senza frontiere, la caccia al tesoro, e poi abbiamo anche tante altre attività sportive a livello regionale. Infatti il 2 ottobre c'è una gara podistica che vale per corsa su strada a livello regionale, appunto. Niente, c'è tanto da divertirsi, sia per i grandi, per i più piccoli soprattutto. Insegna proprio dell'attività sportiva, che è salute. Esatto, è proprio questo quello che vogliamo dimostrare, che lo sport è fondamentale soprattutto per i nostri ragazzi. Ma anche come momento di crescita, di formazione. L'aggregazione è importantissimo per la nostra comunità. Abbiamo appunto basato le fondamenta sullo sport come amministrazione. E niente, vi aspettiamo in numerosi, perché le manifestazioni ci sarà da divertirsi. Siamo con l'ammiraglio Onofrio Lattarulo, presidente dell'associazione Coraliter. Nel suo intervento, durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato l'importanza del connubio tra mondo dell'associazionismo e amministrazione ed istituzioni. Lei ha trovato ampie risposte dall'amministrazione di Leporano. È vero. L'associazionismo da solo non può reggere, ha bisogno delle istituzioni che diano una mano, che diano anche alle volte soltanto il patrocinio, l'intenzione, la dimostrazione di voler seguire i progetti che l'associazionismo si pone. E quest'anno è stato un anno particolare per noi, perché abbiamo voluto perseguire con determinazione una cosa particolarmente importante per la città di Taranto. Parlo del 200° anniversario della morte di Giovanni Paisiello, un autore che ha segnato la musica del 700 e del dopo 700, perché è noto che Beethoven e Mozart si sono improntati molto sulle opere di Paisiello, che ha dato lustro non soltanto alla città di Taranto dove è nato e non soltanto a quella di Napoli dove si è formato musicalmente, ma a tutta l'Italia, in tutta l'Europa. E quando si parla di tutta l'Europa della fine Settecento si parla di tutto il mondo della cultura, perché non c'era altro culturale. Il buon Paisiello fu conteso da tutte le corti europee, da Napoleone a Caterina alla Polonia. E invece adesso il 200° anniversario si è un pochettino diciamo dispersa in Taranto. Avevamo cercato di concentrare tutto in un comitato dei festeggiamenti del 200° anniversario. Per uno strano spirito, ad un certo punto tutte queste cose si sono disperse. Ci sono varie iniziative, ma è sempre difficile riuscire a mettere tutto insieme. Bene, a Leporano abbiamo trovato invece da parte dell'amministrazione una disponibilità, una comprensione immediata dell'importanza di quello che stiamo perseguendo, e quindi sabato sera alle 21, qui in questo bellissimo scenario, presenteremo il Te Deum di Paisiello, che è qualcosa di particolare, veramente unica. Pensi che noi siamo stati il primo coro che l'ha eseguito in forma integrale, perché il nostro direttore è andato a prendere dei manoscritti dal conservatorio a Napoli
li ha tradotti e quindi per la prima volta ci ha consentito di presentarlo per intero. Ma anche per i profani voglio dire che è qualcosa di particolare, perché è seguito da un doppio coro, quindi il coro si splitta in due e non sono solo le quattro voci fondamentali, ma diventano otto che si intersecano. Beh, semplicemente voglio dire che chi è venuto a vederlo è poi tornato a sentirlo più di una volta, tra cui l'arcivescovo. Lino Conte, direttore artistico dell'omonima compagnia teatrale, siete impegnati in questo cartellone dell'estate leporanese, Restate a Leporano. Il teatro ha un'importanza fondamentale in questa rassegna. Beh, sicuramente, anche come tradizione, se vogliamo, all'interno di un cartellone abbastanza nutrito che va tranquillamente dalla musica appunto al teatro, alla sagra, c'è un po' di tutto e quindi non potevamo mancare a questo appuntamento con l'estate leporanese, con i leporanesi, con i turisti, con l'amministrazione comunale di Leporano e con tutta la Puglia, perché dobbiamo ricordarlo, l'estate leporanese è stata veramente ed è una perla a livello di turismo ed è stata l'attenzione dei mass media per, e lo è ancora credo per tantissimi anni, per tutto quello che ha fatto e continua a fare, quindi noi siamo fieri di far parte di questo bellissimo cartellone. Il teatro come momento di aggregazione? Ma sicuramente, perché il teatro nella sua fase non soltanto della messa in scena dello spettacolo, ma attraverso i messaggi che lancia, attraverso i messaggi che vuole dare al pubblico con il teatro comico, con il teatro brillante, con il teatro drammatico, dà questi messaggi importanti che avvicina il pubblico e che alla fine ne discute. Ed è bellissimo perché poi il pubblico si avvicina agli attori, alla compagnia e comincia a parlare del messaggio sociale che si è inteso lanciare e quindi se ne discute. Quindi anche questo è un momento di aggregazione molto importante. Sandro Soprano della cooperativa Futura Servizi, siete impegnati nel Beer Festival. Sì, io sono il presidente della cooperativa Futura Servizi, siamo da qualche anno presenti sul territorio di Leporano, stiamo organizzando come prima edizione l'evento The Music and Beer Fest. L'evento si svolgerà in quattro serate, ogni serata sarà allietata da quattro gruppi musicali e partirà dal 21 luglio e terminerà il 24 luglio. Ogni serata sarà allietata da questi gruppi musicali, dove il 21 luglio ci saranno le modalità provvisorie, il 22 luglio i Napolatino, il 23 luglio i Vasconnessi e il 24 luglio The Italian Job. Ci sarà ovviamente da degustare prodotti ecogastronomici e ovviamente fiumi di birra. Vi aspettiamo numerosi e grazie. Floriana Brunelli, presidente del New Ballet. Beh, il ballo, la danza, sono di casa all'estate leporanese. Sì, ormai è vero, siamo alla nona edizione di Donna dei Due Mari, che è uno spettacolo che comprende diverse qualità artistiche, dalla danza alla moda, alle passerelle, alla cultura e soprattutto perché ci sarà il premio Donna dei Due Mari, che sono sei premi assegnati alle donne che si sono distinte nel nostro territorio e siamo onoratissimi di essere per la stessa volta a Leporano, perché delle nove edizioni ben sei sono state accolte da questo comune che come istituzione ci ha sempre appoggiato e ci ha sempre tenuto a questo spettacolo che si presenta come il fiore all'occhiello dello spettacolo per eccellenza in un palco sulla piazza di Maria Immacolata a Leporano, ovviamente con un palco LED wall, tanti talenti che si esibiscono dalla danza e anche al canto, perché quest'anno avremo l'onore di avere l'Accademia Mezzogiorno Musicale di Nancy Barnaba e di Franco Mezzena, che sono degli ospiti veramente internazionali. In questo momento sono in Giappone a fare un tour, quindi veramente degli ospiti di grande valore e di grande prestigio. Piero De Quarto di Ionio Jazz Arte e Cultura, il vostro contributo nell'estate leporanese. Abbiamo accettato ben volentieri l'invito dell'amministrazione comunale di Leporano, dell'amico sindaco e della nostra vice sindaca, che
così generosamente stanno producendosi in questa grossa kermesse estiva. Il nostro contributo, pari a quello delle altre associazioni, spero sia determinante, in quanto presentiamo all'interno di questa rassegna un concerto jazz di altissima levatura, di altissimo prestigio, ospitando la grande Tiziana Ghiglioni con il nostro Ionio Jazz Quartet, tutto di professionisti altissimi, Alessandro Napolitano, Eugenio Macchia, Roberto Spagnolo, lo stesso Nico Catacchio al contrabbasso. Diciamo che sarà uno spettacolo non solo di nicchia, ma che è riuscito già a calamitare le attenzioni di buona parte dell'Italia meridionale. Abbiamo avuto già contatti e prenotazioni da buona parte, ripeto, anche delle regioni vicine. È un evento importante, rappresentato e caratterizzato, ripeto, dal privilegio di poter ospitare una delle voci, se non la più altisonante, diciamo, del panorama jazz italiano. Grazie. La ricca e variegata serata qui a Leporano, al Castello Muscettola, inizia con un momento musicale, quello del Te Deum. Maestro Pierluigi Lippoli, su un Te Deum pregno di virtuosismi e, come sottolineava molto opportunamente il presidente dell'associazione Coraliter, l'ammiraglio Onofrio Lattarulo, intriso di elementi nuovi, quindi brani storici, oserei dire, che hanno però di volta in volta un respiro nuovo. Sì, allora l'aspetto più straordinario di questa pagina, che vorrei ricordare a tutti, era sepolta nella biblioteca del Conservatorio San Pietro da Maiella in forma manoscritta. Quest'opera non è ancora pubblicata, io l'ho recuperata dal Conservatorio, l'ho trascritta e l'ho ovviamente realizzata. Ecco, la caratteristica di questo brano veramente impressionante è la capacità della musica di Paisiello di coinvolgere il pubblico. Ha una capacità di comunicazione, di creare un canale proprio di comunicazione continua tra il pubblico e gli esecutori, veramente straordinario. E devo dire, Paisiello, grande musicista del Settecento, ha realizzato e ha composto questo pezzo per l'incoronazione di Napoleone in Notre Dame de Paris. Non a caso l'immagine che avete visto sul muro ricordava proprio questo momento solenne dell'incoronazione. In quel momento risuonavano esattamente queste note che oggi, a distanza di 200 anni, hanno ancora una grandissima modernità. Amabile soprano. Il maestro, da oggi lo possiamo chiamare maestro, Luca Simonetti, laureato l'altro giorno. Il tenore Domingo Pellicola. La mezzo-soprano Roberta Pagano e la soprano Valeria Lagrotta.
Il coro, un applauso per il coro ci vuole. Ha dato una potenza stasera che le mura non potevano contenere, davvero. Bravi. Bene, adesso un saluto e un ringraziamento da parte del nostro ammiraglio, il presidente di questa associazione. Grazie. Grazie. Ammiraglio Lattarulo, una splendida interpretazione del Te Deum, ma vogliamo sottolineare non solo l'aspetto musicale eccelso, ma il connubio tra amministrazione comunale ed associazionismo. Lei presiede l'associazione Coraliter e ciò è proprio questa sera abbiamo la prova provata, per così dire, che istituzioni e società civile devono dialogare. Quando dialogano proficuamente, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Esattamente, è proprio così. Gli sforzi di preparazione per un concerto come questo non possono rimanere fini a se stesso, devono avere sviluppo attraverso l'esecuzione in un luogo come questo, e che non può essere fatto se non attraverso l'accordo delle amministrazioni locali, la spinta delle amministrazioni locali. Vede, la cultura è un seme prezioso che va seminato dove il terreno è colto ed è pronto a riceverlo. Se va sull'asfalto, ahimè, muore. Purtroppo, certe volte, ci si trova di fronte a queste situazioni, di non essere compresi nei valori che effettivamente si ottengono attraverso questi sforzi. Il programma della serata di sabato 8 luglio presso il Castello Muscettola di Leporano, nell'ambito di Restate a Leporano, 19ª rassegna estiva leporanese, è davvero ricco. Dal momento della musica, del Te Deum, passiamo all'arte, passiamo alla mostra della Scuola dei Napoletani in Puglia, una mostra pittorica di alto pregio e alto rilievo artistico. Francesca Paola Simon, presidente dell'associazione L'Obiettivo, una mostra, quella relativa alla scuola napoletana, che impreziosisce l'odierna serata. Beh, ci dica tutto su questa mostra, su questa scuola napoletana in Puglia, sulla qualità dei dipinti. Sì, buonasera anzitutto, sono il presidente dell'associazione culturale L'Obiettivo e mi pregio appunto di poter aver avuto la possibilità di presentare questa mostra. Qui abbiamo esposte più o meno una ventina di tele di tre artisti che rappresentano la scuola napoletana ovviamente contemporanea, e sono Giovanni Strino, Giovanni Parlato e Ugo De Cesare. A quest'oggi sono i massimi rappresentanti del realismo e dell'iperrealismo appunto pittorico, e parliamo di tre autori di quotazione importantissima e ovviamente di levatura artistica di livello veramente internazionale. Infatti i loro dipinti sono esposti in varie città importanti d'Europa, ma anche all'estero. Per esempio Giovanni Strino in questo periodo sta curando una mostra presso New York. Approfitto per dire che questa stessa mostra è stata già presentata il 7 di maggio, sempre curata da parte dell'associazione L'Obiettivo presso la biblioteca UBIC, e questa sera appunto omaggiamo anche i leporanesi e naturalmente tutti i turisti di questa stessa mostra. A nome dell'associazione ringrazio colui che appunto ci ha omaggiato di questa possibilità, il mecenate e gallerista Giovanni Seta. Grazie. Siamo con l'avvocato Enzo Gigante, presidente del comitato Taranto-Napoli per il bicentenario della morte di Giovanni Paisiello, e qui al Castello Muscettola c'è la mostra relativa alla mostra pittorica della Scuola dei Napoletani, un rapporto forte, intenso tra Taranto e Napoli. Paisiello è stato veramente nato a Taranto, però ha vissuto notevolmente a Napoli, si è distinto a Napoli, ha girato l'Europa e è tornato a Napoli. Noi con Napoli abbiamo un gemellaggio notevole,
determinato non solo da Paisiello ma anche da quello che noi chiamiamo Beato Egidio e invece Santo Beato Egidio, che sono stati insieme alla Reggia di Napoli con Ferdinando IV. La pitturazione, i pittori napoletani, io poi mi vanto di essere erede o discendente di Giacinto Gigante, famoso acquerellista. Quello che voglio dire è che il gemellaggio tra Taranto e Napoli, anche sotto l'aspetto della pittura, non solo della musica, è in atto, tanto che alcuni dipinti nostri che rappresentano Paisiello e la nostra città sono al Museo di Napoli e a settembre quel museo sarà trasferito a Taranto. Quindi è un gemellaggio notevole, lo stesso sindaco De Magistris verrà a Taranto, anche se non invitato dal sindaco di Taranto, ma invitato dal comitato, e questo la dice lunga, insomma. Cultura intesa come musica e come arte, come pittura, ma anche a Leporano il momento della enogastronomia. Infatti vi mostreremo le immagini della degustazione dei vini, una iniziativa rispetto alla quale dobbiamo ringraziare Varvaglione Vigne e Vini. E questa degustazione è stata accompagnata dalla musica di Francesco Greco, dai suoi virtuosismi. Dunque, enogastronomia e musica a braccetto. Graziano Scarano, presidente dell'associazione La Piantata, vi siete occupati di questa degustazione di vini nella magnifica cornice del Castello Muscettola. Sì, innanzitutto devo ringraziare il sindaco in prima persona e tutta l'amministrazione per averci permesso di organizzare questa bellissima serata. E soprattutto un ringraziamento forte ci va alla disponibilità di Varvaglione e Vini per la sua degustazione qui, è fantastica, dei suoi vini. Antonella Falcioni, presidente della Proloco di Leporano, una Proloco protagonista, insostituibile nella splendida serata di quest'oggi. Grazie, noi abbiamo voluto iniziare la rassegna leporanese con una manifestazione all'insegna della cultura con la C maiuscola, una cultura che vede il connubio di arte e musica ed enogastronomia. Noi come Proloco ci occupiamo di promozione del territorio e lo facciamo attraverso la cultura come richiamo di turismo, di gente che non solo del luogo ma gente che viene dalla provincia limitrofa. La cultura è anche educare il turista a vivere con passione, con amore l'arte, la musica e, perché no, l'enogastronomia. Non possiamo che ringraziare l'amministrazione comunale perché ci ha messo a disposizione questa bellissima location, l'azienda Varvaglione Vigni e Vini che ci ha offerto i vini e quindi ci consente, ci dà la possibilità di degustare le specialità vinicole del territorio. Siamo orgogliosi della riuscita di questa serata. Grazie a voi. La grafica della Proloco è curata da Angela Riccardo che ho al mio fianco. Beh, un gran lavoro per tradurre, per esporre attraverso la grafica le varie iniziative della stessa Proloco. Sì, in particolare ovviamente a parte le varie locandine dei vari eventi, da pochissimo ci siamo dedicati alla realizzazione di una guida turistica, una brochure proprio di Leporano, in quanto nelle varie brochure turistiche distribuite dalla regione mancava qualcosa di specifico proprio sul territorio e quindi abbiamo pensato che fosse effettivamente necessario. Abbiamo
così creato questa brochure che è in stampa e sarà pronta tra pochissimi giorni, dove abbiamo inserito ovviamente in sintesi tutti gli aspetti del territorio, della cultura, l'ambiente, alle tradizioni, agli eventi del territorio e ovviamente tutta una lista di tutte le attività ricettive che possono interessare un turista che è qui di passaggio, con tutte le informazioni possibili. Avvocato Angelo D'Abramo, sindaco di Leporano, il piacere di stare insieme l'amministrazione comunale che incontra la città attraverso dei momenti di arte e cultura, penso al Tedeum, penso alla mostra pittorica, penso al momento dell'enogastronomia. Tanti motivi e tanti momenti per promuovere il territorio. Con piacere, è per me un onore questa sera aver ospitato qui nel castello il Tedeum con il coro Coraliter, ma soprattutto portare ai fasti che merita, all'eccellenza che merita Giovanni Paisiello, perché è stato ed è un musicista amatissimo a livello internazionale, ma non solo. Abbiamo la mostra della pittura napoletana qui nel nostro castello questa sera e abbiamo l'eccellenza, che comunque è di Leporano, di vini e vini, che ormai si è affermata e continua ad affermarsi a livello internazionale. Sindaco, una serie di eventi che coinvolgono non solo i leporanesi, ma coinvolgono l'intera provincia e non solo. Beh, chiaramente pensiamo col nostro programma e chiaramente con queste manifestazioni di coinvolgere non solo la provincia ma l'intero sistema anche nazionale. Siamo contentissimi e felicissimi di muoverci in questo senso come Leporano e chiaramente ci attiveremo anche per le prossime manifestazioni ad attrarre quanto più possibile e portare questo territorio alle eccellenze che merita. La dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, una serata, questa qui a Leporano, che si è composta di tre parti, dal Tedeum alla mostra di pittura dei napoletani e poi il momento finale della sana e ottima musica di Francesco Greco nella cornice fantastica del Castello Muscettola con la degustazione dei vini di Vigne e Vini. Sì, abbiamo voluto proprio considerare questa serata all'apertura dell'estate leporanese con il Tedeum. Un ringraziamento lo vorrei fare all'associazione Corality, ma anche a tutte le associazioni che hanno collaborato per la buona riuscita di questa serata. Una serata fantastica all'insegna della cultura e della buona musica. Un ringraziamento va alla Proloco, all'associazione La Grande Piantata, ma anche all'amico Greco che questa sera ci sta deliziando su questa bellissima terrazza di questa bellissima musica. Una grandissima partecipazione popolare, cittadini di Leporano e non solo, di tutte le età. Il Tedeum pensavo che non accogliesse, non aggregasse tante persone, ma questa sera veramente abbiamo avuto tanta di quella gente si nota dalla terrazza che è pienissima e non solo, giù alla sala, giù all'atrio era pieno di gente che ha apprezzato questa buona musica per quanto riguarda il bicentenario della morte di Paisiello. Poi spendiamo anche qualche parola sul momento dell'arte, della pittura appunto napoletana. La Proloco abbiamo voluto considerare di inserire all'interno di questo percorso anche la pittura napoletana. Un ringraziamento va all'associazione L'Obiettivo che ha allestito la mostra. E vogliamo sentire anche il parere dei cittadini che in fondo sono i protagonisti, i destinatari di queste iniziative. E siamo con una leporanese da 30 anni. Come si chiama, signora? Ada Pirami. Allora, parliamo di questo. Insegnante, sempre dentro le attività di teatro, di altro, quindi sono sempre presente. Il suo giudizio sulla serata? Eccezionale. Veramente di ottima qualità. Io conosco questa attività attraverso l'assessore, la dottoressa Lotta, ormai da tanti anni e mi accorgo che c'è stata una crescita veramente esponenziale.
nella qualità, nell'organizzazione. Questo momento finale poi è stato eccezionale. Una cornice suggestiva. Una cornice eccezionale. L'evento musicale altrettanto, di ottimo livello e con un pubblico veramente notevole che ha seguito con tanta attenzione, con tanta partecipazione. Vedete, sono dalla parte più alta del Castello Muscettola. È una cornice suggestiva, come detto anche nelle interviste, e godiamoci per qualche minuto il panorama e voi godete invece in le nostre inserzioni pubblicitarie. Thank you.